Ciao a tutti e benvenuti. Questo è il numero 10 del nostro progetto Ariel Bag, in cui avevo detto che avremmo visto i ricci. Ok, è vero, li vediamo però fra un momento, perché mi è sembrato più opportuno attaccare prima la nostra tracollina. Dato che non abbiamo l'impiccio dei ricci, io l'ho realizzata semplicemente con una spighetta rumena attaccata molto semplicemente da una parte fissa dall'altra. Ho messo un meschettoncino in modo che man mano che la bimba cresce si possa disfare e allungare. Per praticità, insomma, voi se preferite potete anche attaccarla direttamente oppure mettere il meschettoncino da tutte e due le parti. Ho pensato fosse meglio prima perché poi appunto i ricci possono un pochino impigliare. Quindi per questa tracollina io ho messo il filo doppio. Dato che qui avevo usato il verde sfumato e il verde tenue della balsina per la tracollina in modo da farla un pochino più spessa, li metto insieme. Come vedete, io qui avevo usato il blu e l'azzurro, lo stesso ripreso un pochino il tema anche per l'altra tracollina. Quindi cominciamo. La lavoro a parte perché essendo che è una lavorazione che ruota, lavorarla direttamente sulla bambola per me sarebbe stato un pochino difficoltoso perché ruoterebbe continuamente ed essendo un pochino ingombrante, preferisco farla a parte e poi applicarla. Quindi cominciamo con il nostro fermo. Lavoriamo 2 catenelle, entriamo nella prima, tiriamo fuori il filo e lavoriamo una maglia bassa. Ruoto un pochettino, entro nella maglia appena lavorata, tiro fuori tutti e due i fili e lavoro una maglia bassa. Questa è la preparazione. Vedete che già però comincia a delinearsi il punto. Noi dobbiamo andare a lavorare poi queste due maglie. Quindi ruotiamo leggermente, entro in tutti e due i punti, in modo da avere sull'uncinetto 4 fili, perché io sto lavorando con il filo doppio. Tiro fuori una volta e concludo la mia maglia bassa. Ruoto leggermente, nei primi due, tiro fuori la prima volta e concludo la maglia bassa. Ecco, e questo è tutto il lavoro che è da fare. Per tutta la lunghezza desiderata. Io l'ho imparato seguendo un tutorial di Francesca Zonta su YouTube. Se vi lascio il link in modo che possiate fare il confronto anche delle spiegazioni, perché lei sicuramente spiega meglio di me come realizzarlo. Mio fine adesso era soprattutto farvi vedere come si fa, ma soprattutto come attaccarla per la nostra bambola, insomma. Mi piace farla doppia in modo che sia un po' spessotta, che non irriti, non faccia male poi alle bimbe.
che io ho fatto anche una tracolla per il mio portacellulare e anche d'estate con questo sistema, con un cotone come questo, il fiocco, veramente non irrita la pelle, non dà problemi ed è bello resistente. E andiamo avanti così, appunto, per tutta la lunghezza che ci serve. Ecco, naturalmente io questa l'ho lavorata con un uncinetto più grosso, dato che dovevo lavorare assieme i due fili, e questo è il mio risultato. Io ho preferito la spighetta rumena appunto perché posso già vedere io la lunghezza che poi viene applicata alla bambola, ma voi potete tranquillamente anche usare qualunque altro metodo che voi preferiate, per esempio anche soltanto la catenella e poi le maglie alte o basse, come preferite. Questa è soltanto un'idea che porto io. Quindi, una volta arrivata all'altezza desiderata, facciamo un paio di catenelle, tagliamo il filo un po' lunghetto e qui viene la parte un pochino più complicata per me. Il problema qual è? Devo, siccome io ho questi anellini piccoli, voi se li avete più grossi meglio, io avevo questi, devo fare passare il filo che ho lavorato in questo anellino piccolo. Per farlo passare mi serve un ago piccolo, ma con un ago piccolo il filo non mi entra nella cruna. Quindi ho usato questo sistema. Ho infilato un pezzettino di filo che entra nella cruna, che mi passa nell'anellino, e poi pianino pianino faccio passare anche i fili. In questo modo. Magari vi richiederà un pochino di forza, ma ci passa. Quindi poi io questi li passo in un ago più grosso. Una volta infilato nell'ago più grosso, entro nelle maglie. Faccio un nodo in modo che rimanga bello fermo e poi continuo a passare. Vedete? Naturalmente questo è il metodo che sto usando io. Se voi conoscete altro, liberissimi di usare qualunque metodo. Così quando devo allungare la bretellina, io faccio che tagliare qui, scucire un pochettino, annodare il filo e ricominciare la lavorazione. Ecco, aggiustate bene in modo che non rimanga brutto. Per attaccare l'altra parte alla testa della bambola, infiliamo il nostro filo,
ci portiamo qui dove avevamo lasciato libero. Possiamo 1, 2, 3 volte in modo che rimanga fermo il filo. Potete anche farlo con il filo stesso della testa della bambola, se non volete che di qua si veda il punto. Poi passiamo attraverso, facciamo un nodo. Poi, come ho fatto dall'altra parte, passo attraverso le maglie, perché così un po' rinforza il punto e anche perché così si nasconde. Se vogliamo essere tranquilli che poi non scappi, possiamo fare ancora un paio di nodini man mano. Che lo nascondiamo in modo che non scappi. Poi qui vengono nascosti dei ricci, quindi però così siamo tranquilli che il punto, il filo non scappa e rimane bello fermo. Allarghiamo i punti in modo che il nodo entri dentro. Oh, vabbè, adesso mi è scappato. Comunque, un altro metodo che potete usare sono i moschettoncini, quindi cucite l'anellino alla base qui, cucite proprio l'anellino in modo da attaccare il moschettone all'anellino, come per le borse normali, cioè le tecniche sono varie. Ecco fatto. Dall'altra parte passare l'uncinetto, prendo i fili, li tiro fuori. Adesso io qui avevo usato quello piccolo per entrare, adesso mi riprendo quello grosso, li lavoro assieme, faccio una catenella. Un'altra catenella, in modo che lavorandoli assieme rimangono fermi. Ecco. Adesso lavoro le catenelle un pochino lunghette quanto servono. 1, 2, 3, facciamo 5. Perché servono giusto per fare il gancino in cui io poi posso fare entrare il moschettone. Quindi poi, come ho fatto prima, faccio un nodo del filo e lo faccio passare attraverso i punti. Quindi io qui fermo, faccio, taglio il filo un po' lunghetto.
faccio come prima, lasciando la catenella così, in modo che qui posso poi fare passare il moschettoncino e nascondo il filo all'interno. Questa è una delle soluzioni. L'altra, ripeto, è sempre quella di poter attaccare l'anellino, che di per sé è anche forse la cosa più semplice, ma questa è un'alternativa. Ecco, infilato il filo nel lago, passo attraverso punti, lasciando qui appunto l'occhiellino, passo di nuovo con l'ago attraverso i punti, passo un nodo e poi nascondo all'interno come ho fatto per gli altri. Ed ecco qua, anche la mia tracollina è a posto, quindi la metto all'interno. Ora passiamo alla realizzazione dei ricci. Come vedete, la mia sirenetta l'ho fatta proprio con un riccio molto mosso, molto fitto. Perché secondo me proprio così è. Era bellissima, era perfetta, quindi però appunto per questo tipo di risultato ci vuole molta pazienza e molto affilato. Vediamo come procedere. Allora, io qui avevo già cominciato il lato, perché in genere preferisco cominciare da un lato, ma per farvi vedere come si inizia, partiamo dal retro. Infiliamo l'uncinetto non sull'ultima riga, su quella subito sotto, facendo attenzione di prendere soltanto la parte esterna, non quella interna della ciotola, solo la parte esterna. Quindi fate passare il filo e partiamo con le catenelle. Questo poi lo nascondo dentro e faccio tante catenelle quante me ne servono per la lunghezza. Allora, tenendo conto che questo è il dietro e che quindi voglio una lunghezza medio lunga, e sapendo che il riccio, come li voglio io, sono abbastanza fitti, ne faccio almeno 60-65 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Io ho fatto una catenella di 60 maglie e quindi adesso comincio il ritorno. Faccio un primo punto nella seconda catenella di maglia bassa e un aumento, cioè due punti di maglia bassa nella catenella seguente. Per questo tipo di riccio io ho alternato una maglia bassa e due maglie basse, in modo che arriccia, ma senza essere troppo fitto, perché poi il discorso dei ricci è piuttosto complesso, molto dipende dal tipo di filato, dall'uncinetto che usate, perché più il filato lo lavorate stretto, più si arriccia, più lo lavorate morbido e meno si arriccia. Vi faccio un esempio. Allora,
Questi io li ho fatti con il fiocco. Oh, dai, vedete che sono belli morbidi. Il fiocco è più grosso come filato e io l'ho lavorato con un uncinetto 2,5. Cioè, quindi molto dipende anche appunto da come volete i ricci. Se li volete più gonfi, se li volete più sottili, più ricci. Allora, più li volete ricci, più lavorate stretto con un filato. Cioè, potete anche usare il fiocco, però con un uncinetto più piccolo, magari con 1,50, così vi rimane più denso. Se invece appunto li volete più morbidi, usate un uncinetto più grande, che così vi rimangono sì ricci, ma più morbidi. Altro discorso poi sullo spessore. Io qui ho usato solo le maglie basse, quindi mi rimangono più piccolini. Se li volete più grossi, perché magari la vostra bambola è più grossa, potete anche usare le mezze maglie alte o le maglie alte. Qui molto dipende anche dal vostro gusto, e dal risultato che volete, perché ovviamente la resa è diversa. Quindi detto ciò, torniamo al nostro ricciolo. Quindi per la mia lavorazione sto lavorando, ripeto, una maglia bassa alternando con due maglie basse nella catenella successiva. Se volete un riccio proprio riccissimo, lavorate tutti aumenti. Quindi 2 maglie per ogni catenella. Se vedete che pianino pianino si arriccia da solo. Io poi lavoro stretto, quindi anche questo, anche la mano vuol dire molto, se lavorate stretto, se lavorate morbido. E quindi continuiamo così fino alla fine. Ecco, una volta che sono arrivata in fondo, per se c'è bisogno accompagniamo l'arricciolamento. Mi porto nel punto accanto. Entro, qui era il mio punto, quindi entro qui. Prendo il filo in modo che fermo quello precedente e esco. Facendo una maglia bassissima. Cominciare e finire è sempre la parte un pochino più complicata. Quindi ricomincio le mie catenelle. Tenete conto anche di controllare la lunghezza. Dunque, qui io avevo fatto 60 catenelle. Se 60 catenelle per voi vanno bene perché vi sembra la lunghezza giusta, continuate, altrimenti dovete vedere appunto come regolarvi. Perché mi dispiace dirvelo, ma questo dipende proprio da come volete il risultato voi. Perché ovviamente più il riccio è riccio, più il filato si accorcia naturalmente. Più è lungo e morbido, cioè più è morbido e meno riccio, e più lungo è. Quindi qui dipende da come lavorate, da come lo volete e dalla lunghezza che volete. Quindi in base alle prime catenelle che fate, vedete poi se quante maglie fare, se dovete aggiungerle, se dovete toglierle. Quindi io avevo fatto 60 per tutta quanta questa prima parte.
Lavoro 60. Qui al culmine magari faccio anche 65, perché quando io la chiudo qui tira di più, quindi magari faccio 65-70 nella parte più centrale. Quindi questo è tutto quello che c'è da fare. Nella parte retro io lavoro in riga, quindi un punto, un altro punto, un punto uno sì e uno no, in pratica, e quello successivo li alterno. In genere faccio 3-4 righe a seconda poi di quanto voi lo volete, più o meno riccio, lavorate i giri. Ma ritorniamo al nostro punto dove stavamo lavorando la parte di dietro nella riga lunga. Come vedete, io ho fatto il punto qui, saltato un punto, preso quello successivo. Questo è quello che ho lavorato, prendo quello successivo. Ora ricominciamo con le mie catenelle. Qui ho fatto 60, qui facciamo altre 60. Siamo arrivati in fondo ai nostri 60 punti e quindi ci riprendiamo il nostro punto. Entriamo. Oh, dai. Passiamo il filo. Tiriamo fuori. Possiamo fare una maglia bassa se proprio facciamo fatica a fare la maglia bassissima. Allora, io di solito uso questo metodo, però capisco che può essere anche un pochino difficile. Qui attorcigliamo poi bene il nostro ricciolo. Soprattutto cominciare e finire non è il massimo. E può essere anche abbastanza impiccioso. L'alternativa qual è? Allora, l'alternativa è lavorare i riccioli a parte. Cioè, facciamo la nostra catenella di fili e poi li attacchiamo. Vedete? Io ho cominciato con i primi. Naturalmente li fate della lunghezza che vi servono, li lavorate normalmente, poi ritornate e continuate la catenella. Io qui ho già avviato una decina di catenelle. Ecco, ho lavorato tutte le mie catenelle, sono arrivata in fondo. Vediamo se riesco a farvi vedere. Qui ho la mia ultima catenella e poi tranquillamente ricomincio con le mie catenelle e ritorno, in modo che così avremo una fila di, torniamo normali, in modo da avere una fila di riccioli. Adesso lasciate stare tutti i miei fili, che appunto poi andiamo a cucire. Quindi ci evitiamo, naturalmente poi fate anche le altre righe. Una volta cuciti, vi risparmiate la fatica dell'inizio e della fine. Questa è un'altra possibilità che avete. Anche questa molto valida comunque. Vedete i nostri ricciolini, che belli che sono. Ecco, io qui ho fatto due giri, però come vedete rimane ancora abbastanza vuoto, quindi devo andare avanti a fare ancora un terzo giro.
quindi vedete, io qui ne ho fatti due. Adesso qui faccio un altro terzo, tenendomi anche magari un pochino più sotto. Sono arrivata in fondo, mi punto un altro ricciolo e ricomincio con le catenelle. Se c'è bisogno, poi aggiungerò ancora qualche ricciolo più giù, lì dipende appunto da voi, da quanto li volete gonfi dietro. Ecco, ora che ho finito tutta quanta la mia parte dietro dei ricci, continuiamo con il davanti. Allora, per il davanti, io invece preferisco lavorare in diagonale in modo da fare già tutto quanto il riccio, perché così posso già vedere le lunghezze da tenere, posso controllare meglio quello che devo, che il risultato che voglio ottenere. Quindi questi sono più corti e quindi già anche più facili e veloci da fare. Allora, io qui avevo finito il mio ricciolino di catenelle e mi punto in diagonale, cioè quindi qui. Infilo l'uncinetto prendendo un punto. Prendo il filo faccio le mie altre catenelle ritorno e poi lo punterò qui poi lo punterò qui cioè andando facendo la verticale di in genere sono almeno 4 righe, una qui, una qui, una qui e una un pochino più in fondo. Poi nella parte qui sopra dell'occhio, magari anche soltanto due. Qui dovete appunto vedere voi come gestire i ricciolini. Vedete, se li volete che vengano più giù sugli occhi o meno. Quindi le righe, le catenelle, vedete anche appunto io qui avevo lavorato 1, 2, 3 righe, abbastanza in alto, in modo da avere poi lo spazio che vengano giù. Voi potete farli anche un pochino più giù, potete farli come volete. Qui dipende proprio solo dal vostro gusto. Come preferite, io vi sto mostrando la tecnica. Dopo siete liberi di provare di muovervi come volete. Buon lavoro! Ed eccoci giunti alla fine del nostro progetto Ariel Bag. Abbiamo fatto i nostri ricci, io poi ho continuato applicando le decorazioni, ho usato anche in questo caso le paillette e dei lustrini, oltre alle perline, per renderla particolare e anche diversa dalla sua sorellina. Per cui, come vedete, potete sbizzarrirvi con la fantasia sia per le decorazioni che per i colori.
Io spero che siate riuscite a seguirmi senza difficoltà. Per qualunque cosa, per qualunque domanda, sono a vostra disposizione. Potete scrivermi sia qui che sulle mie pagine di Facebook e Instagram. Vi lascio sotto gli indirizzi. Mi farebbe anche molto piacere vedere come voi avete realizzato la vostra real bag. Se volete mandarmi le foto, ne sono molto felice, ne sarei molto felice. Quindi, se questo progetto vi è piaciuto, mettetemi un bel like e condividete, e non dimenticate di iscrivervi al mio canale per vedere i prossimi progetti che ho in programma di realizzare, e soprattutto azionate la campanellina in modo che così appunto siete subito avvisati non appena esce il prossimo video tutorial. Quindi, per oggi è tutto. Grazie per avermi seguito. Ciao e alla prossima. Ciao ciao.